Ciao a tutti ragazzi, sono Stulo e oggi siamo in questo quarto episodio della serie di Minecraft sul mio canale. Nello scorso episodio siamo stati in miniera, abbiamo trovato i primi diamanti con i quali ci siamo fatti piccone e spada e abbiamo preso i primi pezzi di ossidiana. Questo episodio creeremo il portale del Nether e inizieremo un po' l'esplorazione intorno al nostro portale una volta entrati nel Nether e creeremo una sorta di base in miniera. Inoltre faccio un inizio di mob spawner che poi continuerò off camera. Quindi godetevi il video. Perfetto, rieccoci col gioco. Come potete vedere dalle chest, ho farmato parecchio off camera e dato che è notte, inizierei proprio craftandomi il letto, così da poter passare la notte e dormire. Perfetto, ci siamo svegliati e inizierei a prendere qualche materiale con il quale andremo a costruire la piattaforma sopra la quale costruirò il portale del Nether e la farei più o meno in questa zona, quindi armiamoci di pazienza e facciamo una zona abbastanza carina, dai. Questo qua è dove sorgerà il nostro portale del Nether e inizierei a recintare la zona del portale del Nether. La zona è recintata. Non è ancora bellissimo. Ok, perfetto. Portale per il Nether costruito. Adesso dobbiamo soltanto accenderlo. Home. Portale acceso. Entrerei e vedrei subito dove ci spawno. Okay, perfetto. Siamo spawnati in questa zona. Inizierei a prendere un po' di quarzo, che è un blocco che a me personalmente piace molto. E inoltre anche una buona fonte di esperienza. Qua non vedo niente di interessante, quindi niente, tornerei verso la zona del portale così da non perderlo e prenderei più quarzo possibile. Continuiamo a prendere il quarzo. Luminite, luminite, me piace per addobbare. 60 polvere di luminite che sono 15 blocchi di luminite. Prendiamo ancora un po' di quarzo. Perfetto, ho preso un pezzo di luminite che non avevo preso. Comunque ho preso il quarzo in quella zona là. Prendiamo qualche fungo magari da far crescere. E poi qua non vedo nient'altro di particolarmente interessante. E quindi tornerei nel mondo normale. E farei, come dicevo all'inizio video, quella sorta di bloccati di qua. E farei, come dicevo all'inizio video, quella sorta di base sotterranea in miniera, dove costruirò ceste, fornaci e dove depositerò i materiali, per esempio farò una miniera con le rotaie, tutte queste cose qua molto belline. Comunque per farlo mi serve del legno, prenderei questo che non tanto. Inoltre mi serve del pietrisco e direi che con questi materiali possiamo avventurarci in miniera. Appunto qua sorgerà la nostra base. Ok, rieccoci con la zona completamente ampliata. Ovviamente non è bello da vedere, ma lo andremo a sistemare. E niente. Inizierei con crearmi una base, mettere le chest e soltanto in un secondo momento andremo a continuare gli scavi per raggiungere anche con questa scalinata il livello 12. Comunque per adesso qua mettiamo lavori in corso e qua facciamo una sorta di punto di ristoro, piccola base, chiamatela come volete, per questa grotta. Enderman. E qua Enderman. Oh, anche un Enderpearl ne ha droppato, buono. Inizierei a farmi la mia base qua. Inizierei con delle fornaci. Perfetto, abbiamo la nostra parete di fornaci, grazie alle quali potremo cucinare direttamente giù in miniera, e metterei le chest e le andrei a piazzare qua alla base
delle fornaci. Inoltre metterei delle torce per evitare lo spawn dei mob. Già che sono qua, andrei a fare un giro in miniera, ovviamente nelle zone in cui ci sono già stato, per vedere se ho lasciato indietro qualche materiale o se ho lasciato comunque indietro qualcosa che potrebbe servirmi. C'è già il carbone che prendo, così inizio a metterlo già nelle fornaci. Perfetto, erano 15 pezzi di carbone qua. Ho visto subito altro. Qua non mi addentrerei. Ok, boh, qua si ritorna indietro. Vabbè, certi vengo da qua. Non mi addentrerei più di tanto, anche perché è buissimo. Ho preso un pezzo di ferro. Tornerei indietro e starei nelle parti già esplorate della miniera. Mi scuso per questo enorme taglio, ma il cellulare con cui registro aveva finito la memoria, ha smesso di registrare. Comunque, quello che ho fatto in questo tempo che ho tagliato è tornare nella nostra grotta e ho preso 4 pezzi di ossidiana che mi serviranno per fare l'enchantment table. Ero venuto qua per vedere se c'era qualche materiale. Prenderei dell'altro carbone e dopo aver preso questi pezzi di carbone andrei a smeltare tutto quello che ho raccolto e in superficie a creare un inizio di mob spawner. La pratica consiste nel creare un tunnel in verticale di altezza 23 e di grandezza 2x2, dal quale in cima partiranno dei rami, comunque delle piattaforme piene d'acqua. Qua iniziamo a mettere il carbone, abbiamo 16 pezzi con i 7 pezzi di ferro, 16 pezzi con i 5 d'oro, prendiamo il ferro qua e mettiamo a smeltare anche gli 8 pezzi di ferro, mettiamo il carbone lì e aspettiamo che i nostri materiali vengano pronti. Perfetto, rieccoci con tutti i materiali smeltati, dovrebbe mancarne qua soltanto un pezzo. E possiamo tornare in superficie e dormiamo aspettando il giorno successivo per fare il mob spawner. Allora, dato che manca cibo, come sempre, finirei questo grano per farmi 10 panini. Li mangiamo e iniziamo questa costruzione del mob spawner. Ci serve una marea. E dico una marea di cobblestone. Perfetto, tutta la cobblestone che sono riuscito a prendere qua. Adesso sarà un angolo, quindi 23 cubetti in altezza, 19, 20, 21, 22 e 23. Da qua dovremmo andare in là di essere internamente un 2x2, quindi è un 4x4. Qua cadranno i mob e ci cadranno di sotto. Inoltre non moriranno per il danno da caduta, ma rimarranno con così pochi punti vita che basterà un colpo anche di spada in ferro per distruggerli. Comunque, io direi di iniziare a fare il primo braccio. Proviamo stavolta a mettere l'acqua. Dovrebbe arrivare a filo. Perfetto. Come vedete, l'acqua arriva a filo. Qua comunque farei la fonte d'acqua infinita, così non dover continuare a scendere e salire per avere l'acqua. Perfetto, abbiamo fatto anche la fonte d'acqua infinita. E questo procedimento è tutto così: fare il braccio di qua, il braccio di là e coprire tutto. Penso di farlo off camera e di portarvelo completato nel prossimo episodio. Qua scendiamo. Ve lo porto completato nel prossimo episodio assieme alla sistemazione della piattaforma del portale del Nether, che così fa cagare. Vi faccio vedere anche come sarà questo. Che sfiga. Con tutti i lati che potevo prendere, ho preso quello in mezzo che non andava fatto così. Comunque, io concluderei qua l'episodio. Vi saluto, vi ringrazio per la visione.
lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Seguitemi anche sulla pagina di Facebook, troverete il link in descrizione. Seguitemi anche su Instagram con il nome Andristulo, dove ogni giorno pubblico nuove foto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella!